Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video sulle scoperte food della stagione invernale, quindi parleremo di cibo, tutti i prodotti che per me sono nuovi, che magari esistono sul mercato da un sacco di tempo, ma che io personalmente non avevo mai provato e che ho deciso di acquistare, oppure prodotti che mi sono arrivati con la degustabox e che io ho provato per la prima volta. Quindi direi di fermarsi con le lunghe premesse, passiamo subito ai prodotti perché sono tantissimi. Il primo in assoluto che voglio mostrarvi, scusate per la scatola che è abbastanza distrutta, è il panettone di Ikea. Questo è un panettone che io ho trovato sotto Natale da Ikea, non lo avevo mai visto, non lo avevo mai assaggiato e mi è piaciuto veramente tantissimo. È un panettone con cannella e frutti di bosco, è squisito veramente. Il prossimo Natale, se lo troverò ancora, sicuramente lo ricomprerò. Poi un prodotto che ho apprezzato veramente tantissimo è questo, sono biscotti della Divella ai cereali, sono integrali ai cereali, si chiamano Non ti scordar di me e hanno questa forma rettangolare abbastanza sottile. Io questi li ho apprezzati veramente tantissimo, li ho trovati gustosi, leggeri, adatti e perfetti per la colazione, quindi sicuramente li andrò a ricomprare perché mi sono proprio piaciuti. Restiamo sempre in tema di biscotti. Vi faccio vedere gli ottimini integrali e i sette cereali sempre della Divella. Questa volta sono rotondi come forma, anche questi mi sono veramente piaciuti tantissimo, li ho trovati super gustosi. Poi vorrei continuare con i biscotti perché comunque ce ne sono un po' in questo video. Voglio farvi vedere questi direttamente dalla Degustabox che si chiamano Choco Fiori, sono biscotti con gocce di cioccolato e sono senza glutine. Io non ho nessun problema con il glutine, però li avevo trovati nella Degustabox, non ricordo se nel calendario o proprio nella box. Comunque mi erano arrivati, li ho voluti assaggiare e devo dire che mi sono veramente piaciuti tantissimo. Questo è un prodotto che non riacquisterò semplicemente perché non ho nessun problema con il glutine, quindi non vado ad acquistare cose senza glutine. Però li ho apprezzati e ve li consiglio qualora vogliate provarli o qualora abbiate problemi con il glutine. Sicuramente, sono dei biscotti che apprezzerete perché sono molto molto gustosi e leggeri allo stesso tempo. Un altro prodotto che arriva dalla Degustabox è questa zuppa della Knorr. In particolare qui c'è farro, orzo, quinoa rossa, mix di verdure profumate al basilico. Io avevo tantissime aspettative su questo tipo di zuppa, invece devo dire la verità, non mi è piaciuta. Quindi ve la faccio vedere lo stesso perché questo comunque è un video recensione prodotti che ho scoperto e quindi è anche giusto inserire quelli che non mi sono piaciuti. A me sinceramente questa non è piaciuta, aveva un gusto troppo forte, un sapore troppo forte che poco si sposa col mio palato. Magari a voi piace, quindi voi provatela perché ognuno ha i suoi gusti e non è detto che quello che non piace a me non piacerà nemmeno a voi. Quindi assolutamente se vi incuriosisce provatela, però se devo darvi la mia opinione personale non l'ho apprezzata. Andiamo avanti con un prodotto che io sono riuscita a trovare soltanto di recente, già un po' che lo c'è. Non riuscivo a trovarlo e poi finalmente è arrivato anche nei supermercati che frequento io. Si tratta di queste fette della Galbusera che sono tipo fette biscottate, si chiamano belle buone, esistono in tre versioni, ma io per il momento ne ho provato soltanto due, ve le faccio vedere tutte e due. Queste nella confezione rosa sono con mirtilli rossi, mandorle, semi di zucca e semi di lino e sono confezionate singolarmente. Vi faccio vedere la confezione che è vuota, comunque sono confezionate così e in un pacchettino ce ne sono due, quindi sono anche comode eventualmente da portarsi dietro. Queste mi sono proprio piaciute tantissimo. Poi ho voluto provare anche un'altra versione, queste hanno fichi, nocciole e semi di zucca. Mi sono piaciute tantissimo anche queste. Però se dovessi scegliere per forza o queste, sceglierei sicuramente queste nella confezione rosa. Mi sono piaciute un pochino di più, anche se devo dire ho apprezzato tantissimo anche queste.
Comunque, questo è un prodotto che sicuramente entrerà a far parte delle mie colazioni, quindi sarà abbastanza frequente, perché devo dire le ho apprezzate moltissimo in sostituzione delle fette biscottate classiche. Sono molto più gustose, molto più saporite, diciamo che mi danno più soddisfazione. Passiamo a un prodotto salato, si tratta di questi crackers che sono della Coop, della linea Solidal Coop, che hanno riso, farro e sesamo. Sono dei cracker quadrati abbastanza spessi che hanno veramente un sapore che io ho apprezzato moltissimo. Sono molto rustici, sono integrali e devo dire che come accompagnamento ad un secondo o anche semplicemente come snack, se voi fate degli snack durante il giorno, sono ottimi secondo me, quindi io ve li consiglio. Poi un altro prodotto che va benissimo sempre sia come snack che come accompagnamento alle vostre pietanze sono questi cracker della Galbusera. Questi sono integrali, anzi si chiamano più integrali. E hanno semi di sesamo, papavero e chia. Ve li faccio vedere da vicino, ma siccome il pacchetto è praticamente intero, vi faccio proprio vedere un pacchetto di cracker così li vedete anche sulla superficie. Sono fatti in questo modo, vedete che sulla superficie hanno tutti i semi. Devo dire che li ho apprezzati tantissimo, hanno un gusto molto particolare, molto rustico, diciamo così. Ma se vi piacciono i semi, se vi piacciono le cose integrali, io vi consiglio di provarli. Poi ho voluto provare una zuppa della Coop. Questa è una zuppa di legumi con farro. Eccola qui, è proprio la classica zuppa di legumi secchi, quindi non ha niente di particolare o di diverso o di originale al suo interno. Però io questa della Coop non l'avevo mai provata, ho voluto provarla e devo dire che mi è piaciuta tantissimo. Sia cucinata semplicemente come un contorno, quindi dei legumi così da fare magari passati in padella come contorno, più che passati in padella bolliti perché questi sono secchi, quindi dovete farli cuocere, però poi magari io li passo in padella, ci metto un po' di pomodoro, ci metto qualcosa, oppure anche proprio come una zuppa, quindi come una specie di minestrone fatti bollire in acqua, magari con della pasta o del riso, insomma, una cosa in aggiunta di questo genere. L'ho apprezzato tantissimo in entrambi i modi. Ho anche delle cose dolci poi da farvi vedere, però le lascio alla fine perché il dolce si sa che arriva sempre alla fine, quindi lo lasciamo un attimo da parte. Vado avanti con i legumi, ho voluto provare i legumotti, questi della Barilla, girano già da un bel po' di tempo, quindi non è una cosa che è uscita adesso, però io non li avevo mai provati e ho deciso di provarli e mi sono piaciuti tantissimo. Sono molto simili a quella zuppa che vi ho fatto vedere prima, però forse questi sono leggermente più saporiti. Comunque è una cosa che ho apprezzato tantissimo, anche da aggiungere magari alla pasta, se vi piace la pasta potete condirla in questo modo. Io la pasta non la apprezzo granché, quindi li ho mangiati così come contorno, però insomma credo che si presti a tante ricette diverse. Un prodotto che io non avevo mai visto, che ho apprezzato tantissimo, è questo concentrato di verdure per soffritto. Si tratta praticamente di sapori, concentrati in tubetto. Sono fatti esattamente in questo modo, un po' come il concentrato di pomodoro, però sono sapori. Sono comodissimi da utilizzare, magari quando non avete i sapori freschi e dovete fare una cosa veloce, secondo me è veramente un ottimo compromesso. Quindi questo è un prodotto che ho apprezzato. Sempre della stessa linea, però dolce, ho apprezzato anche la marmellata in tubetto. Questa è una cosa che io non credevo mi sarebbe piaciuta, invece devo dire mi è piaciuta. È diversa dalla marmellata, quella classica nel barattolo, perché è un pochino più forte come sapore, un pochino più concentrata, ovviamente. Però devo dire che l'ho apprezzata. Avevo anche assaggiato quella alla fragola, che adesso non ho più qui con me perché mi sono dimenticata che dovevo fare il video, quindi quando l'ho finita ho buttato via il tubetto, però mi è rimasta questa all'albicocca e comunque entrambe mi sono piaciute molto. Poi un altro prodotto che ho apprezzato tantissimo e che non conoscevo assolutamente è questo pancrostino della Divella con farina integrale.
Cerco di farvi vedere l'immagine, rimane così, sperando che vediate qualcosa, perché c'è il riflesso, rimane proprio come un crostino di pane, di quelli che si utilizzano per fare la bruschetta, tanto per capirci. Sono confezionati singolarmente, adesso io non posso farvelo vedere perché l'ho finito e non l'ho più ritrovato nei supermercati, questo mi era stato inviato direttamente dalla Divella. Però nei supermercati di Genova non è arrivato, probabilmente perché non l'ho mai visto. A Genova è abbastanza difficile trovare la Divella, adesso si sta diffondendo un po' di più, però diciamo che non è proprio la marca che si trova con più facilità in assoluto. Comunque a me è piaciuto tantissimo questo prodotto e io ve lo consiglio qualora riusciate a trovarlo, a reperirlo da qualche parte. Passiamo adesso ad un prodotto che invece non mi è piaciuto per niente. Si tratta di questi biscotti salati che si chiamano Vogliole e che avevo trovato nel calendario dell'avvento de Gustavox. Erano dei biscotti salati impastati con pomodoro, pistacchio, carbone vegetale. Diciamo che quando li ho visti così ne ero rimasta anche abbastanza incuriosita, abbastanza attratta. Però poi nel momento in cui li ho assaggiati, tutti e quattro, quindi nelle quattro versioni, non li ho assolutamente apprezzati. Quello che a me non è piaciuto è stato il fatto che nell'impasto abbiano messo il burro e il burro in contrasto con il sapore salato a me non è piaciuto. Quindi i biscotti con il burro secondo me devono essere dolci. Se diventano comunque una cosa salata, io lo trovo un po' un contrasto poco apprezzabile, almeno per quello che è il mio palato. Quindi personalmente questi proprio non li ho apprezzati. Un prodotto che invece ho apprezzato e che arriva sempre dalla Degustabox sono questi della marca Velarte, sono schiacciatine con semi di girasole e si chiamano Pipas. Erano praticamente delle schiacciatine singole inserite in questo pacchettino, erano molto piccole, ma devo dire che le ho apprezzate tantissimo. Queste mi sono piaciute sia come accompagnamento al secondo, sia come snack, sia come antipastino, mangiati così magari in attesa di cenare o di pranzare. Questi sì, dovessi ritrovarli, questi sicuramente li ricomprerei. Un prodotto che ho apprezzato molto e che ho trovato al supermercato di più è questo pane svedese. Questo è un pane rotondo, abbastanza piccolo come dimensione, perché ha proprio la dimensione, di questa confezione qua, quindi non è tanto grande, è alto più o meno un dito, quindi abbastanza spesso e va benissimo per snack, accompagnamento al pasto oppure mangiato magari con all'interno del prosciutto, del formaggio, dei salumi, comunque con dell'insalata, insomma come volete, anche come vedete qua nell'immagine. Devo dire che mi è veramente piaciuto molto. Io l'ho usato, diciamo, come sostituto del pane, quindi io non ho fatto il classico panino, l'ho proprio mangiato così come accompagnamento alle mie pietanze. Però l'ho apprezzato, quindi se vi capita magari di trovarlo, ve lo consiglio. Inoltre è anche a basso contenuto di grassi, quindi un cibo abbastanza sano. Ho apprezzato tantissimo anche le rustichelle al rosmarino. Questi erano praticamente dei crostini, tanto per capirci, parlando di dimensione, perché erano molto molto piccoli, esattamente come li vedete qua nella foto, ed erano saporiti al rosmarino, veramente buonissimi. Un altro prodotto che mi è piaciuto tantissimo e che ho trovato in un albergo, quindi non è una cosa che ho acquistato, ero in hotel, sono andata a fare colazione e sul banco, quello classico delle colazioni degli hotel, c'erano una serie di biscotti confezionati, una serie di prodotti e io ho trovato questi biscotti. Si chiamano biscotti tradizionali della marca Doemi. Comunque mi sono veramente piaciuti molto. Poi ho scoperto che esistono anche in varie tipologie diverse, quindi integrali, insomma, fatti anche in altri modi, però comunque anche questi classici io li ho apprezzati molto. Poi ho apprezzato tantissimo uno yogurt della Müller. Quelli che hanno praticamente il contenitore a parte che poi voi andate a mescolare con lo yogurt al naturale, con lo yogurt bianco. E questo devo dire mi è piaciuto moltissimo. All'interno c'era yogurt bianco e poi nocciole, mandorle, papaya e cocco disidratati.
Questa è l'immagine, l'ho conservata, spero che riusciate a vederla. Comunque questo yogurt davvero l'ho apprezzato molto. Mi è piaciuto anche proprio dopo cena, anziché mangiare una cosa dolce, ho scelto lo yogurt, questo mix goloso che assolutamente mi è piaciuto. Restiamo sempre in tema yogurt, vi faccio vedere sempre della Müller uno yogurt in edizione limitata. Questo si chiama San Francisco, ce n'erano un pochino di versioni diverse, tutte con delle città, comunque con un riferimento a delle città, e questo in particolare ha il gusto cheesecake ai lamponi e mi è piaciuto veramente molto, anche in questo caso come dolce, diciamo così, in sostituzione di altri dolci, ho apprezzato molto questo yogurt. Un prodotto che ho apprezzato tantissimo e che avevo trovato al supermercato di più è questo riso rosso pronto in 2 minuti della linea Bontà Veloce. Questo mi è piaciuto molto, potete mangiarlo sia così, quindi da solo, senza condimenti, perché ha un gusto abbastanza deciso ma delicato allo stesso tempo, oppure condirlo. Io personalmente l'ho assaggiato sia senza condimento che con il condimento. Nel mio caso ho scelto lo zafferano, però penso che vadano bene anche altre cose e mi è piaciuto molto in entrambe le versioni, quindi ve lo consiglio, anche perché è pronto veramente in 2 minuti d'orologio, quindi se per caso avete fretta, siete arrivati dal lavoro tardi, avete fame, non avete voglia di fare cose troppo lunghe, questo in 2 minuti vi dà una cena buonissima. Adesso passiamo al dolce, voglio farvi vedere due o tre cose. La prima è questa, si tratta di una cioccolata che avevo trovato da Ikea sotto Natale, che avevo acquistato insieme al panettone che vi ho fatto vedere all'inizio del video. Si tratta di una cioccolata al latte con pezzi di biscotto allo zenzero all'interno. È molto buona, ma anche molto dolce, quindi per me, che apprezzo molto di più la cioccolata fondente rispetto agli altri tipi, è risultata un pochino dolce, però se vi piace la cioccolata al latte la apprezzerete sicuramente. Poi ho apprezzato tantissimo la cioccolata fondente senza zucchero della linea Solidal Coop. Questo è un cioccolato fondente al 56% senza zucchero. Io l'ho apprezzato molto, avevo assaggiato tutte le altre tipologie della linea Solidal Coop, questa senza zucchero mi mancava, ho deciso di assaggiarla e l'ho apprezzata parecchio. Resto ancora sulla cioccolata perché ho un bel po' di cose da farvi vedere. Ho apprezzato tantissimo questa della Ritter Sport che avevo trovato nella Degustabox. È cioccolato al 61%, si chiama Aromatico del Nicaragua e ha soltanto 3 ingredienti che nello specifico sono pasta di cacao, zucchero e burro di cacao. Mi è piaciuta veramente moltissimo anche questa. Questa è della marca Chupa Chups, è una cioccolata molto fondente perché è proprio dark con un ripieno di crema al cacao, quindi golosissima e anche buonissima. Poi ho apprezzato tantissimo anche la cioccolata della Loacker, avevo trovato queste due nella Degustabox. Questa in particolare ha il caramello, cioccolato bianco, cioccolato al latte, granella di nocciole, granella di wafer, quindi una cosa veramente golosissima, ma l'ho apprezzata molto. Poi mi è piaciuta forse ancora di più di quella di prima, questa che ha invece il cioccolato bianco al caffè, che è una cosa che non avevo mai provato ed è buonissimo, il cioccolato al latte normale. E poi c'è la granella di wafer, anche questa è veramente buonissima. Il cioccolato bianco al caffè non l'avevo mai assaggiato ed è una cosa squisita. Poi passiamo adesso agli ultimi due prodotti che sono dei confetti. Li avevo trovati da Lidl sotto Natale. Questi sono i gusti assortiti, in particolare c'erano frutti di bosco, fragola, caffè, nocciola ed erano veramente buonissimi, mi sono piaciuti molto. E poi invece questi monogusto, diciamo, erano soltanto al gusto di caffè e anche questi mi sono piaciuti tantissimo. Quindi diciamo che il bilancio è positivo perché sono molto di più i prodotti che mi sono piaciuti rispetto a quelli che non mi sono piaciuti. Quindi ho fatto degli ottimi acquisti, delle ottime scoperte food. Fatemi sapere nei commenti che cosa è piaciuto a voi, se avete scoperto qualche nuovo prodotto in questa stagione invernale. Io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio enorme.